Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Lode. Le parole del Santo Evangelo cancellino i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. La domenica successiva alla solennità di Pentecoste, la Chiesa celebra una solennità assai cara, che è quella della Santissima Trinità. E la celebrazione che stiamo vivendo ci fa meditare, vivere il primo dei grandi misteri della nostra fede cristiana. Sono due i misteri della fede cristiana che vengono compendiati, tutti e due uniti, vissuti nel segno della croce che noi al mattino ci facciamo, prima dei pasti, prima di ogni quotidiana attività. Quando passiamo dai luoghi santi, ci segniamo col segno della croce e diciamo: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così abbiamo iniziato anche la celebrazione, così concluderemo la celebrazione. Ogni attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento, Signore. Lo diciamo sempre. Quali sono questi due grandi misteri? Unità e Trinità di Dio, giusto? Dio è uno. Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio, tre persone, un solo Dio. Bene. E il secondo mistero è quello che celebriamo ogni volta che celebriamo l'Eucarestia, il mistero della incarnazione, passione, morte e gloriosa risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. E questi sono i due grandi misteri della nostra fede cristiana che vengono uniti e quando noi facciamo il segno della croce ricordiamo il mistero dell'incarnazione, Dio che dal cielo discende sulla terra, quindi dal Padre viene per opera dello Spirito Santo nel grembo di Maria Vergine e si incarna, si fa uomo, la seconda persona divina della Santissima Trinità, consustanziale al Padre, egli viene in mezzo a noi, pone la sua tenda in mezzo a noi, si offre in sacrificio per noi, offre la sua vita per la salvezza dell'umanità, per la salvezza nostra, per noi uomini e per la nostra salvezza, egli discese dal cielo, si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo. E la fede nella Santissima Trinità è una fede che contraddistingue solo noi cristiani. Un solo Dio, che è Padre, che è Figlio, che è Spirito Santo. Abbiamo iniziato la celebrazione di questa Eucaristia cantando Adonai. Chi è Adonai? Adonai è l'antico nome di Dio, così come il popolo santo di Dio lo aveva conosciuto, si era rivelato. Adonai è colui che fa germinare dalla terra ogni cosa, è colui che ha creato ogni cosa. Chi è? È Dio.
Ma di Dio tu puoi sapere solo quello che Dio ti rivela. Dio nessuno l'ha mai visto, ma il Figlio che è nel seno del Padre, lui ce lo ha rivelato. Per conoscere Dio, vedete, durante il periodo medievale si è cercato in tanti modi di far comprendere e di dare prova, evidenza scientifica, potremmo dire, filosofica, sulla esistenza di Dio. E ci hanno pensato tantissimi filosofi, ve ne cito uno, Anselmo d'Aosta: Dio è l'essere del quale tu non puoi pensare il maggiore, cioè Dio è l'essere supremo, ok. Ancora San Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino stilò quelle che vengono chiamate le cinque vie delle prove dell'esistenza di Dio. C'erano alcuni che dice: ma Dio c'è o non c'è? Esiste o non esiste? Dice: guarda, basta guardarti attorno e tu capisci che chi ha messo le leggi della natura, prima ancora che creasse la natura, quello è Dio. E la via ex intelligenza, dall'intelligenza, chi ha messo l'ordine, chi ha costituito l'ordine? Faccio un esempio: quando vedete le api che fanno l'alveare, le cellette esagonali, quale architetto gliele ha disegnate? Chi gli ha detto che devono fare in quel modo, così riempiono tutti gli spazi senza spreco? Altro che ecologia e norme edilizie. E chi gliel'ha detto? Chi gli dice alla natura come deve fare le cose? Dio. E chi ha dato il via? Ogni cosa c'è una causa e un effetto. E chi ha dato il via, il motore immobile? Chi ha dato la spinta? C'è un movimento, ma chi ha messo in moto questa macchina? Chi l'ha creata? Chi l'ha? È Dio. Allora capiamo che ci sono tante evidenze che Dio sì, c'è, ma conoscere Dio, attenzione, tu lo puoi conoscere solo se Dio si rivela. Dio si è rivelato attraverso i suoi profeti, ma solo quando è venuto in mezzo a noi, l'Emmanuele, il Verbo si è fatto carne, Dio con noi. Dio è venuto in mezzo a noi, solo allora Dio, il vero Dio che si fa uomo, inizia a compiere dei gesti che solo Dio può fare. Risuscitare un morto, chi lo può fare? Pensate alla risurrezione della figlia dell'arcisinagogo Gairo, la risurrezione del giovinetto della vedova di Nain, la risurrezione di Lazzaro. E da 4 giorni, Iam Fetet, è in decomposizione un cadavere, e Gesù, Lazzaro, vieni fuori, lo risuscita. Tutti rimangono scioccati, tutti vengono perché vogliono vedere Lazzaro, e si convertivano perché vedevano anche Lazzaro risuscitato dopo 4 giorni che era nel sepolcro. Questo lo può fare solo Dio. Chi può dare la vista a un cieco nato? È solo Dio. Chi può mondare un lebbroso? Si diceva nell'antico popolo di Israele che dare la guarigione ad un lebbroso fosse come risuscitare già un cadavere, perché era un morto vivente, era una malattia incurabile, inguaribile. Eppure Gesù non si limita solamente a guarire a distanza, lo tocca per farci capire che Dio è un Dio che non può essere depauperato della sua grazia, della sua maestà, della sua magnificenza dal male. Il male, la tenebra non può oscurare la luce, e Dio ce lo rivela questo. I segni che Gesù compiva, camminava sulle acque, faceva camminare gli altri sulle acque, pensate Pietro che cammina, segni che manifestavano una cosa chiara: Gesù è Dio, è vero Dio. Pensate quando Gesù dice: figlio, ti sono rimessi i peccati. Chi può rimettere i peccati? Solo Dio può
può farlo. E Gesù lo fa. Allora Gesù è Dio. Però i discepoli vedono questo Gesù che è vero uomo ed è vero Dio, lo riconoscono che è vero Dio, ma è che è anche vero uomo, che prega, che si rivolge al Padre e insegna ai discepoli a chiedere e a parlare con confidenza al Padre che è nei cieli. Rivela la preghiera del Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli. Aspetta, c'è un Padre. Non solo questo Padre, pensate al Giordano. Il cielo si squarcia, Gesù esce dalle acque, lo Spirito che scende in forma di colomba e sentono la voce. Questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Dio che dice questo è mio figlio. Loro sanno che lui è Dio, ma vedono che c'è questo Padre che rivela che quello è il suo figlio. Vedono lo Spirito Santo, anzi, dopo la risurrezione, Gesù che torna dai morti, loro lo vedono, lo toccano. Tommaso, vieni qua, metti le tue mani. Vedono, avevano visto morto Gesù sulla croce, lo vedono risorto, capiscono che è Dio, lo vedono, ne fanno esperienza. E poi l'esperienza dello Spirito Santo. Domenica scorsa, la Pentecoste, la terza persona divina della Santissima Trinità che si manifesta. Non vi lascio soli, vi mando un altro Consolatore. E noi sappiamo che Dio è uno. E uno rimane. Ma Dio che è comunione, Dio che si comunica, Dio che è amore e ci rivela la sua essenza per mezzo di Gesù, questa comunione di amore. Allora la Trinità non è qualcosa semplicemente da capire razionalmente, da fare un trattato di teologia, ce lo studiamo e facciamo un esame così siamo a posto, che siamo. No, noi lo dobbiamo vivere. La Trinità è un mistero che tu non devi semplicemente capire razionalmente, lo devi vivere. È come la nostra vita. Noi tante cose nella nostra vita non le capiamo, però le viviamo. E tante volte ci facciamo tante domande sulla nostra vita alle quali non ci sono risposte. Noi dobbiamo semplicemente vivere la nostra vita di fede. Concludo con due piccoli concetti. Il primo, sapete, quando San Patrizio, che era uno schiavo che era riuscito a liberarsi dalla prigionia, era stato rapito e venduto come schiavo in Irlanda intorno al V-VI secolo, e lui riesce a scappare, a fuggire, a tornare in Inghilterra e lì diventa cattolico e viene mandato poi, dopo un periodo, penso circa 6 anni, viene rimandato ad evangelizzare quei luoghi dove lui conosceva le usanze, la lingua. E sapete cosa faceva? Evangelizzò e parlò della Santissima Trinità. Attenzione, la Trinità, noi l'abbiamo letta nel Vangelo, andate, battezzate tutte le creature nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È la Trinità, no? Non c'è scritto parola Trinità, ma è la Trinità che si manifesta, l'amore trinitario. Noi nel battesimo riceviamo questa famiglia nella quale veniamo innestati, diventiamo famiglia di Dio, figli di Dio. E per spiegare questo, San Patrizio usava l'erba iaria, acetazzu. E da noi si chiama Messina, Burdaciopolis si chiama usucameli, il trifoglio, ecco, diciamolo in italiano così per i non autoctoni, i non indigeni. Prendeva il trifoglio e spiegava il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, le tre foglie. E come sono composte queste tre foglie? Sono tre cuoricine uniti nell'unico stelo.
E lui spiegava la Trinità in questo modo molto semplice: l'amore del Padre per il Figlio e del Figlio per il Padre, e la comunione dello Spirito Santo, lo Spirito che è amore tra il Padre e il Figlio, e io vivo per il Padre vive per me. Allora il mistero dell'unico amore santo di Dio, tre persone, una sola, un solo Dio e Signore. Ma nel nostro collettivo, nel nostro quotidiano, noi sappiamo che c'è un altro segno che invece indica la fortuna. Qual è? Il quadrifoglio. Perché il quadrifoglio indica la fortuna? Perché? No, non è il caso. C'è un altro cuoricino che si innesta. È il nostro cuore. Quando noi ci innestiamo nella Santissima Trinità, quella è la fortuna più bella che ci possa capitare. Quando noi viviamo uniti al cuore stesso di Dio, all'amore stesso di Dio, quella è la fortuna più grande. Capite la bellezza, no? Tante volte il Signore ci parla anche attraverso i segni, anche queste cose che possono sembrare infantili, e facciamole noi. Se non diventerete come i bambini, non entrate nel paradiso, nel regno dei cieli. Gesù lo dice. E invece vorrei parlarvi, e concludo, siamo quasi alla fine del mese di maggio, e prima che spiri maggio, nostra alma tua sarà, di Maria. Maria è la creatura che ci rivela come lei ha vissuto quest'amore con la Santissima Trinità, lei che è figlia dell'Eterno Padre, madre del Divin Figlio, sposa purissima dello Spirito Santo. Maria con la Santissima Trinità ha dimestichezza e ci insegna a rimanere uniti alla Trinità Santissima, a conoscere, cioè a fare esperienza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come? Vivendo la nostra vita di fede. Come deve essere la nostra vita di fede? Senza dubbi? Possibilmente, ma anche se vi fosse il dubbio, guardate che Gesù ha mandato i suoi discepoli, essi dubitarono, sì, lo videro, si prostrarono, riconoscono che è Dio, ma dubitarono. Questi 11 dubitano, ma nonostante dubitassero, Gesù dice: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco il comando del Signore. E lo dà a delle persone non che avevano una fede, che sapevano tutte cose, no, andate, mentre andrete capirete. Ecco la nostra vita di fede, ecco lo Spirito Santo che guida la Chiesa anche alla comprensione più viva del mistero santo di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.